Siamo ancora qui allo stand del grande Egidio Borri, che alle nostre spalle continua a creare spettacolo, ma qua accanto a me abbiamo Ludovica, una sua creatura. Ludovica, cosa puoi dirci di essere stata nelle mani di questo grande talento? Allora, è stata una bellissima esperienza, una cosa assolutamente che tutte le ragazze sognerebbero. E stare nelle sue mani è come un po' stare sotto le mani di un grande mago, diciamo, dei capelli. E è sempre in evoluzione come persona e è sempre sorprendente. Considerate che Ludovica, prima di essere sotto le mani del grande Egidio, non era così bella, è diventata adesso. Sì, assolutamente, io non avevo i capelli così e mi è stato fatto un colore stupendo, un taglio bellissimo, e lui ha saputo fare a me come alle altre un taglio che risultasse migliore per il nostro viso, per quello che siamo. Ecco, ora, oltre agli scherzi, ovviamente Ludovica è una modella che si è prestata per questa cosa, ma cosa potresti consigliare alle ragazze che ogni giorno, diciamo, spendono ore e ore per cercare di essere sempre più belle, sempre sentirsi meglio con se stesse anche? Allora, la prima cosa è la semplicità, perché anche Egidio ha tutti i capelli che a noi ci ha fatto, la prima cosa è stata la semplicità e la finezza, quindi senza esagerare, senza anche il trucco, senza truccarsi troppo, la semplicità è la cosa più importante, senza esagerare, e deve essere una cosa fine. Benissimo, quindi un ringraziamento... È naturale. È naturale, diceva. Un ringraziamento alla nostra Ludovica, continuiamo con lo spettacolo di Egidio Borri, qui al Cosmo, prof.